nessuno. Allora andiamo alla discussione del punto numero 10 del riconoscimento debiti fuori bilancio. Anche questo punto interessa la ragione e quindi viene l'assessore al bilancio Mauro Schiavi ci deluderà. Ho già detto, volevo sorvolare su una questione di delicatezza, su una questione, no? La sentenza condanna il comune di San Polo a pagare 47.000 euro più per l'importo della cosa, più per gli interessi che non l'importo sostanziale, le spese eccetera. Abbiamo trovato una cosa, cioè da dire una cosa importante, che di questa somma noi possiamo chiedere il rimborso all'ente IACP, oggi era, sembra dal punto di vista giuridico sia possibile questo, però per il momento lo dobbiamo pagare, quindi abbiamo concluso l'accordo che prevede il pagamento di 20.000 euro subito e 8.900 euro in 10 rate. Con la sono 20.000 euro subito, non abbiamo fatto dei accordi. Questo prevede il pagamento di 20.000 euro subito da parte nostra, poi grazie ai buoni uffici dell'amministrazione, insomma, siamo riusciti in qualche modo a ottenere una dilazione a interessi zero. Gli interessi sono bloccati al 14 marzo 2014. Abbiamo ottenuto un pagamento in 5 anni in rate semestrali, appunto per i successivi 5 anni, in maniera molto tranquilla. Quindi questi 47.000 non avranno un impatto immediato sul nostro bilancio. Riusciremo in qualche modo a farli evaporare in maniera discreta. Nel frattempo faremo in modo legalmente di riverci sul IACP, che qualche problemino l'ha causato. Non ci saranno neanche opposizioni da parte dell'IACP. Niente, volevo dire invece, volevo dire questo, che chiaramente se questa sentenza che è stata notificata nel febbraio del 7/4/2014, se fosse stata inserita nel bilancio di previsione, oggi non ci troveremmo a fare la variazione del bilancio, perché probabilmente l'avrebbero fatto per me. Questo è debito fuori bilancio. Pare che la procedura sia più pari, la procedura sia questa, quindi la dobbiamo seguire. Questo è importante anche ai fini poi della successiva delibera della salvaguardia di equilibrio del bilancio, che là andremo a dichiarare che non ci sono sentenze esecutive in corso. C'è qualcuno che vuole intervenire? Allora, non c'è nessuno che vuole intervenire, procediamo alla votazione. Non parlo più. Procediamo alla votazione. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, procediamo anche all'immediato esecutività. Chi è a favore? Chi è contrario? Pochissimo. Chi si astiene? Doppia votazione. Allora, procediamo al punto numero 11. Salvaguardia equilibri di bilancio di previsione anno 2014 e pluriennale 2014-2016, articolo 193 di decreto legislativo 18.08.2000 numero 267. Di nuovo il relatore, l'assessore Paolo Schiavi. Grazie, per distendere un po' gli animi, allora possiamo anche dire che con questa siamo ricchi. Poi andiamo a lavorare sia per la veramente sia la delibera delle variazioni di bilancio. Noi abbiamo fatto niente altro che riportare i dati, poco abbiamo potuto muovere, che sono conseguenza della gestione passata. Quindi il voto contrario mi sembra un po' un po' come contraddirsi. È un diritto, però è un diritto e va rispettato. E con questa delibera attestiamo
sono anche i pareri competenti, l'equilibrio, la congruità, la attendibilità dei dati. La parte più importante, per noi che iniziamo adesso a lavorare, noi potremo iniziare a incidere soltanto quando approveremo il nostro bilancio di previsione. In questo momento stiamo acquisendo e verificando la situazione, quindi sarebbe più opportuno se la domanda facessi a te, tu a me, per certi aspetti. Però diciamo che è importante che non esistono, alla odierna debiti fuori bilancio, lo diciamo, ecco perché abbiamo chiuso, non ci sono sentenze esecutive, non ci sono disavanzi di aziende speciali, anzi abbiamo utili dalle aziende nelle quali partecipiamo, sono molto importanti. Non ci sono procedure esplorative d'urgenza, eccetera. Quindi diciamo che è un bilancio che al di là delle partite di molti residui, una quantità consistente dei residui, tuttavia nello schema si è chiuso con un rendiconto passato con un avanzo di 56.000 euro. E questo è un dato positivo per certi aspetti, per altri forse no. Invece l'importante è quella sulla gestione, no, non volete che ve leggo le voci, penso di no. Quindi abbiamo un equilibrio sui 3.324.215,21 euro di assestato, e quindi io credo che possiamo passare ad approvarlo. Dichiariamo noi che c'è corrispondenza tra quanto è stato programmato e quanto è stato poi realizzato e con quanto è stato previsto, quindi penso che è una nostra attestazione, ci fa piacere e ci pensiamo che possiamo lavorare da qui in avanti su un bilancio su cui si può lavorare, non è dissestato. Ecco. Perfetto, se c'è qualcuno che vuole intervenire, quindi ringraziamo del buon operato alla precedente amministrazione e quindi procediamo alla votazione. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? 4 astenuti. Votiamo anche l'immediata esecutività. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Okay. Allora, approviamo l'ultimo punto, il numero 12, all'ordine del giorno e parliamo di modifica al regolamento edilizio, titolo 4, commissione edilizia comunale, articolo 15, composizione commissione edilizia, articolo 16, funzionamento commissione edilizia. Illustra il punto l'assessore Travaglini Maria. Allora, con questa proposta di delibera andiamo ad approvare una variazione fatta nel 2007 al regolamento edilizio, nello specifico l'articolo 15 del titolo 14 che riguarda appunto la commissione edilizia. La nuova amministrazione deve nominare i membri di questa commissione edilizia e nel frattempo però è cambiata la normativa regionale e quindi il comune di Monsanvolo ha delegato la responsabilità del servizio e del rilascio di autorizzazione paesaggistica responsabile del servizio urbanistica. Questo in base a una delibera di giunta numero 54 del 21 maggio del 2009. Pertanto per questa variazione non sono più previsti i membri esperti in campo paesaggistico e beni culturali che erano previsti dall'articolo 14 e quindi la presente variazione è un adeguamento alla normativa e questa commissione verrà costituita dal presidente che è responsabile del servizio appunto urbanistica e da tre esperti che sono una terna nominata dall'ordine degli architetti, degli ingegneri e dei geologi, non essendo pertanto necessario più la presenza di questi membri dei beni paesaggistici e culturali. Questo è quanto. Ok. Allora, c'è qualcuno che vuole intervenire? La questione è molto tecnica, quindi andiamo alla votazione. Chi vota a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Buonasera a tutti gli altri a favore. Non è immediata la votazione, abbiamo detto. Allora, chiudiamo il Consiglio Comunale, ringraziamo la partecipazione e buona serata. Grazie a tutti.